Episcopato è il nome di un servizio, non di un onore. Il compito del vescovo non è dominare, semmai servire, si raccomanda Francesco sulla scorta del Vangelo appena letto dal diacono. Chi vuole essere il primo tra di voi sarà vostro schiavo, Gesù ammoniva i discepoli. Monsignor Gloder italiano e Monsignor Speik, francese ascoltano assorti, prima di prostrarsi al suolo mentre nella Basilica di San Pietro risuonano le litanie dei Santi e farsi imporre le mani del Papa sul capo per le sue prime ordinazioni episcopali del pontificato nel pomeriggio di oggi. Speik, del Clero di Strasburgo è il nuovo Nunzio Apostolico in Ghana. Gloder, 55enne, nativo di Asiago, Veneto, è stato nominato un mese fa dal pontefice presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica, l'istituzione che forma i presbiteri destinati ad entrare nel servizio diplomatico della Santa Sede. Liturgia solenne e omelia breve e concentrata a quella di Francesco, che parla in specie ai due novelli vescovi, ma col pensiero rivolto a tutti gli altri. Gli apostoli, ricorda, nominarono i diaconi proprio per dedicarsi alla preghiera e all'annuncio della parola. Un vescovo che non prega è un vescovo a metà cammino e se non prega il Signore finisce nella mondanità. E ancora amate con amore di padre e fratello tutti coloro che Dio vi affida ma in particolare i sacerdoti e i diaconi i vostri collaboratori. Mai fare aspettare un presbittio, un'udienza, subito rispondere. Così pure i poveri, gli indifesi, i bisognosi e chi non appartiene all'ovile di Cristo, anche loro vi sono stati affidati.